ma noi vogliamo andare a sentire come stanno le cose, parlandone civilmente e politicamente, per quanto riguarda loro, con un esponente del Movimento 5 Stelle e un esponente del Partito Democratico. Ve li presento insieme, sono, li vedete ora, Dario Nardella, onorevole renzianissimo, posso dire in questi termini, del Partito Democratico, e Barbara Lezzi, che invece è senatrice eletta al Senato del Movimento 5 Stelle. Lezzi, cominciamo da lei. Allora, abbiamo sentito le parole di Renzi. Al di là della sfida, dello scontro di personalità, la questione è quella del finanziamento pubblico e della legge elettorale. Che risponde il Movimento 5 Stelle? Innanzitutto, la legge elettorale non deve essere scambiata con quello che sia un referendum ha sancito, e così anche come una sentenza che ha dichiarato illegittima, una sorta di approvazione indebita da parte dei partiti di questo rimborso elettorale. Adesso io inviterei Renzi a questo punto anche non solo alla restituzione del maltolto agli italiani di questi 40 milioni di euro che noi invece prontamente non abbiamo neanche preso, e sarebbe bastato apporre una semplicissima firma. Inviterei, dico, Renzi anche a far ritirare il decreto del nuovo finanziamento pubblico ai partiti, perché attenzione, si parlerà sempre e comunque di soldi pubblici. Ancora una volta si fanno le capriole e questi soldi escono dalla finestra e rientrano dalla porta, o escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Per cui, se noi non vediamo veramente questa agognata rottamazione dell'amico Renzi, così come si suole definire da solo, noi chiaramente non scendiamo a patti con niente. Tra l'altro, la nostra proposta di legge elettorale non potrà prescindere da quello che è stata la proposta, e c'è anche una iniziativa di legge popolare che giace in Parlamento con 350.000 firme di, questo riparliamo. Di elettori. Scusi, sì. Ha ragione, però di questo riparliamo. Andiamo a Nardella, che le risponde sulla questione del finanziamento dei partiti. Sì, metà. No, per la verità mi aspettavo una risposta da Lezzi alla proposta e alla sfida che ha lanciato Renzi, invece non è arrivato né un no né un sì, perché la sfida era molto chiara, non nessun patto, ma semplicemente una proposta netta. Il Movimento 5 Stelle, che come un mantra ripete che bisogna rinunciare al finanziamento pubblico, è disposto a modificare o no la legge elettorale? Vuole abolire o no il Senato della Repubblica? Nessun patto, non stiano tranquilli, 5 Stelle non è che gli proponiamo di governare con noi, ma su questo, visto che hanno tanti elettori che li hanno eletti, devono dire sì o no, altrimenti sono chiacchiere e finiscono per essere uguali a coloro che hanno combattuto. E ad oggi e ad ora, anche stasera, non arriva una risposta. Noi abbiamo detto rinunciamo al finanziamento anche dei prossimi 3 anni, 40 milioni di euro, nonostante che il decreto legge di Letta abroga il finanziamento pubblico ai partiti, lo cancella. Noi facciamo di più, rinunciamo anche ai finanziamenti che arriverebbero nei 3 anni di passaggio, e diciamo però non di tagliare 40 milioni a costa della politica, ma 1 miliardo di euro. Il Movimento 5 Stelle finalmente ha l'opportunità di far vedere di essere concreto e collaborativo. Questo ci aspettiamo, penso che se lo aspettino molti elettori. Replica Lezzi. Sì, ribadisco, restituiscano immediatamente i soldi che si sono presi indebitamente, perché non li devono al Movimento 5 Stelle, li devono agli italiani, perché ripeto, c'è un referendum e c'è anche una sentenza che lo sancisce. Dopo si parlerà e non si prescinderà da quello che è la nostra iniziativa di legge popolare, che prevede... legge elettorale sarà sul blog tra pochissimi giorni, perché al di là degli statuti che vengono previsti dal nuovo decreto, noi siamo molto democratici e lo andremo a discutere in rete con i nostri elettori. Non si prescinderà chiaramente il limite dei 2 mandati, il dimezzamento dell'indennità dei parlamentari innanzitutto, e il rimborso a piedi lista, perché noi facciamo i fatti, andremo a restituire di 2 milioni e mezzo di euro nei prossimi giorni con il mio modesto contributo di 17.500 euro, e nonostante questo non faccio sicuramente la fame. Non viviamo, lasci incustodito quell'assegno in Parlamento. Una domanda per tutte e due, allora. Lezzi, per parlarci chiaro. Mentana, però io mi aspettavo una risposta, perché non ho capito se il Movimento 5 Stelle vuole abolire o no il Senato della Repubblica. Chiarissimo, Nardella, chiarissimo. Una domanda per uno. Lezzi, se poniamo che, appunto, come dite voi, restituiscano, voi siete disposti a
votare eventualmente insieme, se vi soddisfa, una riforma elettorale e anche una riforma del Parlamento che abolisca il Senato, eccetera, eccetera? Guardi, se soddisfa i nostri elettori, come l'ho detto dalla consultazione in rete, certamente sì. Lo abbiamo detto già dal 15 marzo, il giorno dell'insediamento. Noi abbiamo sempre votato i provvedimenti che abbiamo ritenuto opportuni, sia del PD, che di Forza Italia, che della Lega, che di SEL. Noi non abbiamo preclusioni ideologiche. Noi andiamo direttamente alla ricaduta sul cittadino, qualunque essa sia. Non andiamo, per noi è un partito unico, delle grandissime intese. Se il provvedimento è giusto, noi lo votiamo. Noi non abbiamo detto sempre solo no, non è vero, è stato il governo a dirci sempre solo no, nonostante molto spesso abbia riconosciuto che le nostre proposte erano più che ragionevoli. Ferma Lezzi, Nardella, sì. Ma se invece loro vi dicono picche, voi siete disposti comunque a non avere quei soldi e eventualmente a ridare indietro anche la famosa prima tranche? Mentana, intanto mi pare una notizia al suo TG, perché il Movimento 5 Stelle ha detto finalmente un sì. Lo so che è molto difficile, però ha risposto sì alla proposta di Renzi all'abolizione del Senato della Repubblica. Speriamo non cambino idea, non vorrei che la cittadina Lezzi, lo dico per lei, fosse smentita da Grillo. È già successo qualche altra volta, speriamo di no. Quanto a noi, due cose mi consenta. La prima, sui contributi abbiamo detto di più, noi saremo trasparenti. Tutte le fatture dei contributi che sono arrivate al partito, lo ha detto Renzi più volte, li metteremo online, come abbiamo fatto con il Comune di Firenze, dove il bilancio della nostra amministrazione, io ero vice sindaco quando lo abbiamo deciso, è sul sito internet. Sarebbe anche bello che sulla trasparenza il Movimento del 5 Stelle sgomberasse ogni ambiguità su come ricevono i soldi attraverso il loro sito internet di proprietà della Casaleggio SRL. Quanto alla restituzione, noi l'abbiamo detto, siamo pronti a farlo, abbiamo dato al governo la spinta perché approvasse il decreto legge per l'abolizione del finanziamento, e quindi è chiaro che noi siamo su questo fronte impegnati al massimo, quindi lo faremo. Però quello che conta è che il Movimento 5 Stelle scenda dal tetto e dica finalmente in modo concreto, e mi pare che lo abbia detto stasera, una notizia, speriamo che non siano smentiti, che si abolisce il Senato della Repubblica, che sarà sostituito dalla Camera delle Autonomie, perché qui non si tratta di risparmiare 40 milioni di euro. Ha detto che è disposta a votare insieme, o sbaglio, Lezzi? Lei personalmente sarebbe per l'abolizione del Senato? Probabilmente il collega ha problemi di audio, perché io ho detto tutt'altra cosa. No. Io ho detto che noi, il Movimento, seguirà le indicazioni che verranno dal nostro blog. Ma in ogni caso, io invece ho sentito benissimo, domani mattina mi aspetto un assegno da 40 milioni di euro. Ha detto che restituiranno. Beh, non lui personalmente, però scusi, Lezzi, ancora per lei, scusi, lei personalmente... senatrice Lezzi, sarebbe favorevole all'abolizione del Senato come Camera elettiva? Guardi, io sono favorevole al che si diminuisca il numero dei parlamentari. L'iter parlamentare, così come adesso, è lentissimo e non va bene al Paese in ogni caso. Ma qui non conto io, conto il progetto del Movimento. Io sono soltanto uno strumento, lo ricordo, e questo non mi toglie dignità, anzi me la dà. Mi restituisce una dignità maggiore, perché io farò quello che il Movimento chiederà di fare e darò anch'io il mio contributo, chiaramente, in rete, esattamente come gli altri, perché noi, non avendo un vertice, che ne dica il collega, seguiremo e faremo una sintesi di tutte quelle che saranno le nostre proposte. Ma non ho paura, eventualmente non ci fosse più il Senato, di perdere la poltrona, Nardella. Questo no. Nardella, non riusciremo stasera a farvi mettere d'accordo, ho già capito. Dica, sì, però Nardella. Mi scusi, Mentana, abbia pazienza, però il taglio dei senatori non serve a nulla, a parte che non ci porta al risparmio che vogliamo, e cioè al miliardo di euro, e comunque tiene in vita il Senato. Gli italiani lo hanno già capito che Camera e Senato, due Camere che fanno la stessa cosa, non serve a nulla. Noi diciamo, ci sono 315 senatori, si eliminano tutti e si eliminano tutte le indennità corrispondenti, le posizioni di tutte e due. Per l'ennesima volta non arriva. Una risposta sì o no e basta a tutte e due. Se non ci fosse altra possibilità, per i tempi stretti e per la fattibilità costituzionale, che tornare al Mattarellum. Sì. Voi sareste favorevole? Lei, Lezzi, sarebbe favorevole? Certo che sì, dovremmo fare così, perché questo Parlamento... Mattarellum. Prego. Nardella?
Il Mattarella va bene ad una condizione che serva a garantire il bipolarismo e la governabilità, perché se ritorniamo ad avere tre poli con le larghe maggioranze che poi non risolvono i problemi, Nardella, ci sono non tre serve. Poli. Quindi maggioritario. Ci sono tre poli, Nardella, maggioritario. Ci sono tre poli. Sì, non sta c'è dubbio, ma se noi che non Mattarella... è centrodestra, nell'altra parte del televisore, c'è un altro polo che non è il centrodestra, certo, come si fa? Appunto Mentana, se noi il Mattarella lo rafforziamo con il premio di maggioranza, noi avremo un sistema bipolare, perché altrimenti non usciamo da questa situazione. Va bene al Movimento 5 Stelle, domani ci mettiamo seduti e lo scriviamo, non è che prendiamo i impegni verbali. Vi vedete domani? Vi incontrate a metà strada tra Camera e Senato? Se c'è questa disponibilità, assolutamente sì. D'accordo Lezzi? Vedremo poi grazie che cosa... a tutte e due, grazie a tutte e due.